In questo tempo appunto di crisi pandemica, in cui abbiamo obbedito grosso modo a delle disposizioni e dispositivi di controllo, di contenimento, liberticidi, direi, che alcuni hanno accusato come forme di privazione di libertà fondamentali, costituzionali, eccetera. Appunto, in questa crisi pandemica, in cui bene o male ci siamo, tra virgolette, asserviti a queste disposizioni, il problema è che il conflitto tra diritto alla salute, tutelare la salute di tutti, quindi un bene collettivo, o far sopravvivere il sistema, è un problema di lotta collettiva, di classe. Invece in questi termini non viene posto oggi il problema. Emerge questa visione ancora sempre individualista della ribellione, in cui sono no-vax, sono anti-mascherina, eccetera, come se la libertà fosse una questione individuale. A me sembra che il tema dell'obbedienza invece collettiva sia una questione, insomma, che ha altre chiavi interpretative. Quindi questo aspetto di lotta di classe, io lo chiamo così, lotta di classe, questo non emerge come problema di disobbedienza collettiva. Perché? Come mai? Cioè, ma non c'è più urgenza, non c'è più, sì. Siamo tutti un po' addormentati. Comportamenti disobbedienti sono stati tenuti da figure che voi, popolo di schiavi, sì, vi siete fatti asservire e convincere da questa macchinazione del potere sovranazionale, mondiale. Qui in questo caso il Big Pharma, profitti enormi del Pfizer, sì, e via discorso. No, ma questo è paradossale, che naturalmente si sono poi espressi per lo più in forme ancora una volta individualistiche. È la messa in discussione delle verità tramandate da parte di quello che costoro identificano come i poteri. Più sono occulti, più sono potenti. Che dice contro Francesco? Dico che soprattutto in quel gusto per raccontare le civiltà asiatiche che avevano i filosofi europei della modernità, si dice sempre che i faraoni, gli scià persiani, eccetera, erano potentissimi perché non si facevano mai vedere, cioè tu non vedevi, ma nessuno vedeva mai lo scià per tutta la vita, quelli erano i più potenti di tutti, perché era il potere, era quel posto vuoto che tutti temevano, quindi insomma, esatto, diverso, occulti o invisibili. Sì. Beh, detto bene, qua passiamo su Feuermach, parliamo di Dio. Sì, di questa vulgata, poi oggi sappiamo quali sono, no, e si nominano, e vengono nominati i costoro, la Bill Gates, a Soros, ai coniugi Clinton che nei sotterranei della Casa Bianca, sì, la cosa organizzavano. La cosa che fa uscire di testa è che poi propongono una legge che va a prendere lo 0,0% dei soldi dell'elite, che sono chiaramente potenti, e tutte queste persone possono comprare, voglio dire. Perché poi nessuno di questi è favorevole a toccare un membro dell'elite reale, che poi voglio dire, cioè, chiaro chi sono noi, i più ricchi del mondo, nessuno dice andiamo a prendere i soldi dei più ricchi del mondo, andiamo a prendere il potere di... divertente questa cosa. Certo. Io avrei detto questa cosa. I primi 2 mesi di lockdown in Italia, marzo-maggio 2020, hanno avuto tassi di adesione incredibili, cioè c'è stato un rispetto delle regole mai visto. Secondo me questa cosa è utile perché ci aiuta un po' a ragionare su che cos'è l'obbedienza. Da un lato possiamo dirci, è una cosa positiva perché tutti hanno deciso di rispettare una regola che ritenevano sensata. Prima opzione, voglio dire, c'era un grosso problema e tutti hanno deciso di... Altra opzione, sono tutti dei mentecatti schiavi che si sono fatti ingannare e hanno tutti obbedito a questa regola assurda. Ora, uno può scegliere di posizionarsi sulle due, oppure può dirsi che forse, come dire, quello che... cioè uno può scegliere ovviamente pensare che fosse più o meno sensato il lockdown, ciascuno ha le sue posizioni, sono molto personali in questa fase, voglio dire, nessuno ha proprio le stesse, credo. Però certamente la cosa che è mancato, e su questo a me sembra abbastanza sicuro in questo, è uno spazio, come dire, in fondo si dice critico, cioè in cui, come dire, metto in atto le disposizioni ma contemporaneamente cerco di ragionare passo dopo passo su quello che sta capitando.
Ed è significativo secondo me effettivamente il fatto che al di là di che abbiamo obbedito o non obbedito, non c'è, è vero, non c'è una persona, cioè c'è, però insomma sono pochissime le persone che dopo tutto quello che è successo stanno protestando dicendo cazzo finanziate la sanità pubblica, finanziatela tantissimo, cioè stanno facendo il recovery fund e la percentuale di soldi del recovery fund per la pandemia che va sulla sanità pubblica è non so il 6%, cioè è ridicola, voglio dire. Allora è significativo che non ci siano reazioni che dal nostro punto di vista sarebbero logiche. E allora forse, come dire, la prima cosa che possiamo dirci è che i due schemi, cioè hanno tutti obbedito perché ne erano convinti o hanno tutti obbedito perché sono degli schiavi fessi, nessuna delle due funziona perfettamente, dobbiamo un po' districarla. Che è quello con cui avrei concluso, cioè forse avrei concluso la domanda perché si obbedisce, dicendo che da quello che è emerso stasera è quasi più interessante chiedersi quando si obbedisce. Cioè individualmente, collettivamente chiedersi quello che sto facendo è o non è un atto di obbedienza, da che cosa è motivato, cioè forse uno sguardo interiore, individuale e collettivo ai gesti di conformismo e di, sia in senso di conformismo generale sia di conformarsi a una cosa, forse come dire indagare ogni volta le motivazioni, non rispondere a perché si obbedisce ma chiedersi ogni volta nel concreto perché sto obbedendo può essere una soluzione interessante. Ciò detto, e quello che avete detto in tanti modi, manca una dimensione di classe e questo risponde al problema che, e questo è molto chiaro, il problema dell'obbedienza raramente, non mai, ma raramente si può affrontare davvero in toto in termini individuali. Come dire, a livello individuale noi possiamo provare a non fare delle cose che portano noi agli altri grande dolore che possiamo non fare, però le grandi cose richiedono insieme di persone. Uno può pensare che richiedono tutte le persone, e allora gesti di tutti il popolo italiano, di tutto eccetera, oppure può dirsi che servono un nucleo di persone, che in fondo è quello che fate qua, che in fondo è quello che già rispondeva Montaigne all'epoca, l'unica soluzione all'asservimento volontario e l'amicizia. Cioè, è il vecchio adagio che nessuno si salva da solo, cioè forse, come dire, trovare delle vie di mezzo tra essere tutti a fare la stessa cosa o essere io l'unico che finisce nel TSO perché sono, ecco, insomma, ma avere uno spazio relazionale può essere il modo più interessante, quantomeno per cercare di obbedire in maniera critica. Io forse avrei. Ma anche quello non si può trovare. Perché non ci si può trovare tra amici. Tra tutti i modi di affrontare la questione dell'obbedienza, uno dei modi, e secondo me è un modo molto bello, è di parlare di storie individuali e collettive di emancipazione, cioè come dire, ascoltare come le persone vivono l'idea di essersi emancipate e come si sono emancipate, perché poi esiste un pezzetto in cui questa questione è davvero soggettiva nel senso che ciascuno, singoli, gruppi la raccontano, e questo è molto bello, cioè dire io mi sento che ho disobbedito così è un modo molto molto molto. Quindi la mia esiste soggettiva o solo collettiva? Secondo me dipende dalla lente che hai, cioè se guardiamo ai macro fenomeni una vera emancipazione può essere solo collettiva. Per cambiare la società, ok. Per cambiare dei pezzi rilevanti, cioè anche solo per togliersi, cioè per risolvere la disuguaglianza economica, anche solo nostra, c'è bisogno di un cambiamento più ampio, cioè a certi livelli deve essere necessariamente collettiva, cioè in guerra deve essere in tanti che disertano, altrimenti ti fucilano. Francesco, scusa. Però la collettività esiste solo se esiste un insieme di singoli che condividono la stessa idea. Cioè, voglio dire, mentre può esserci una collettività che lotta per le 8 ore, non può esserci una collettività che fa esattamente le cose che hai fatto tu. Però può esserci una serie di persone che sono ispirate dal quello che tu racconti come emancipazione, dice, insomma, se l'ha fatto lei con tutto questo vissuto, con tutta questa storia, io nel mio posso cercare i miei modi di emancipazione in due modi diversi. Molto sì. Bene entrambi. Perché quando si uniscono tanti. Non sono il gioco, è un animale sociale. Non esiste fuori dalla società. Però appunto riconoscersi in condizioni comuni di appartenenza, quali condizioni sono richieste per riconoscersi in questa? Ma marxianamente la coscienza di classe. No, vabbè, quello è un processo di formazione. Quali sono le condizioni che portano a questo processo di formazione? Sì, sulla stessa barca. No, non è vero. C'è chi è nella stiva e c'è chi è al comando. Il punto è così distante la coscienza di classe. Tutti quelli nella stiva si riconoscono nella stiva. La coscienza di classe implica che ci sono le classi che ci piacciono meno. Ma sì, nel senso che siamo funzionali alla riproduzione del sistema. Guarda la pandemia, chi è che ci ha garantito la vita tutti i giorni? Quelli delle telecomunicazioni. Sì, c'è chi è impiegato nei sistemi di riproduzione sociale. Però cos'è che ci impedisce di riconoscerci in questa
condizione comune di asservimento. Ma siamo addormentati dai beni, questo volevo dire una cosa che non mi appartiene tanto, ma è una citazione che rubo sempre a un ragazzo che fa ricercatore a Firenze, che scrive delle cose che secondo me sono bellissime e che racconta questa cosa, e ripeto, non fa parte del mio background, quindi la vivo da lettore che si appassiona a questa frase un po' efficace e la butto a tutti e tutte. Ed è il racconto di un momento negli primissimi anni 70, 71, 72, non ricordo quale sia, magari lui se lo ricorda, in cui la RAF, il gruppo terroristico tedesco, mette le bombe in un grosso centro commerciale, avvisando prima, quindi non c'è nessuno, ma esplode e distrugge il centro commerciale. Sul biglietto della rivendicazione dell'attentato scrive, lo chiosa dicendo: l'impulso a comprare vi terrorizza. Ed è un gioco di parole, perché da un lato sta dicendo avrete paura perché noi mettiamo le bombe nei centri commerciali, certo. Ma dall'altro sta dicendo questo circolo degli acquisti perenni che voi pensate soddisfi i vostri beni, in realtà vi mette un'ansia tale da terrorizzarvi. E quindi, come è dire, una critica radicale al consumismo, esatto. Molto radicale. Certo, quindi questi due poli. Esplosiva, direi. Cioè, a volte possiamo conformarci a una cosa che da un lato ci dà un sacco, tipo i beni di consumo, e dall'altro ci mette un'ansia terribile. Ma non riusciamo a sottrarci. Ecco, però non riuscire a sottrarci dimostra quanto ci piace o quanto siamo spaventati. A me sembra che sia una dialettica dove i due pezzi sono mischiati.